tutti, sono Diflu di IO Review. Oggi volevo presentarvi Grand Theft Auto 3, un classico gioco nato per PlayStation che adesso celebra i 10 anni dalla prima uscita. Andiamolo a vedere. Caricamento, ok. Partiamo dalle impostazioni. Allora, in questo gioco abbiamo la possibilità di decidere di configurare i comandi come vogliamo. In che modo? Andiamo a vederlo. Allora, a piedi, visualizza comandi. Allora, regola comandi a piedi. Ecco qua. Abbiamo la possibilità di spostare ogni tipo di icona e deciderne anche la grandezza della stessa. Per quanto riguarda i comandi a piedi, per quanto riguarda i comandi alla guida di un veicolo, poi abbiamo la possibilità di usare la guida analogica, l'accelerometro, modalità per mancini addirittura, e la visuale invertita. Nell'audio abbiamo la possibilità di decidere il volume della musica e il volume degli effetti sonori. Nel video possiamo aumentare la luminosità dello schermo, adesso andiamo a aumentare anche noi, e la possibilità di mettere i sottotitoli, visto che comunque il gioco è in lingua inglese. Andiamo a vedere un po'. Adesso io continuo con una partita che ho precedentemente salvato. Andiamola a vedere. Ecco qua, ero alla guida di una vettura ormai disastrata. Il gioco in sé per sé è fluiditissimo. Come vedete qui abbiamo l'acceleratore, almeno per come l'ho impostato io i comandi. Abbiamo l'acceleratore qui sulla destra, il freno, la possibilità di sparare durante la guida a seconda dell'arma che poi abbiamo, che possiamo scegliere da qua sopra in alto a destra. Quest'altra iconcina che sarebbe il freno a mano, il clacson qui sopra e lo sportello per salire e scendere dalla macchina. Questi sono i comandi a bordo di una vettura. Come vedete la giocabilità è stabile, proprio ai livelli di una PlayStation. Ecco, a seconda del tipo di vettura avremo vari tipi di missioni. Tipo, vediamo se troviamo ad esempio un taxi. Scendiamo, possiamo addirittura rubare i veicoli. Ci basterà premere lo sportello in prossimità di una vettura. Ecco, ad esempio il taxi è una di quelle macchine che ha delle missioni particolari, al di là della storia. Lo noteremo dal fatto che qui sopra in alto, dove c'è una mappa, ci compare un volantino. Premendo questo volantino, ad esempio, con il taxi faremo le missioni da tassista, dove adesso qui non si vede tanto bene perché la mappa è un po' piccola, ma abbiamo i possibili passeggeri, i possibili clienti, evidenziati da una freccia blu. Sulla mappa adesso, una volta salito il cliente, comparirà un altro pallino rosa dove noi dovremo raggiungerlo in meno tempo possibile per guadagnare più soldi possibile. Ecco, questo è un modo per guadagnare soldi extra. Vediamo se ce la facciamo ad arrivare in tempo. Ecco, incidente con cliente a bordo. Ecco qua, la zona d'arrivo ci viene delimitata da un fascio di luce blu. Ecco, tariffa completata. Da qui possiamo decidere, girando, di prendere su un altro cliente. Eccolo qui, un altro. O se no, se ripremiamo sul volantino, terminiamo la missione da tassista. Ecco qua, su in alto a destra abbiamo le varie icone nella mappa. Se noi premiamo sulla mappa, ad esempio, ci compare
tutta la mappa del gioco, dove ogni icona ci fa vedere le varie missioni che avremo da completare e i vari locali, tipo l'armeria delimitata dalla pistola, la casina che sarebbe il rifugio e tante altre cose. Comunque la mappa è veramente grande, questo gioco è veramente vasto. Direi che Rockstar Game ha fatto proprio un ottimo lavoro a trasferire questo gioco su un dispositivo mobile come un iPhone. Questo gioco lo troviamo su Apple Store, abbiamo la possibilità di scaricarlo sia per iPhone che per iPad e iPod Touch. Questo è tutto. Grazie a tutti, alla prossima!